Ok, mister, è arrivata per la Castellanzese la terza sconfitta consecutiva, due sconfitte in casa per i neroverdi nelle ultime due apparizioni casalinghe. L'aveva presentata come una partita molto importante per il rientro dopo un buon periodo di stop e anche per il futuro della Castellanzese, quindi una sconfitta oggi quanto può pesare? Beh, pesa come quanto le altre, perché quando si perde non fa mai piacere. Credo che è vero che è la terza di fila, quindi non è un campanello d'allarme, ma è una grossa sirena d'allarme. Quindi di sicuro, se nelle ultime tre abbiamo raccolto 0 punti, qualcosa abbiamo lasciato sul campo. Ecco, si è Però visto un po' alla di fine le sconfitte. Il sapore amaro che lascia la sconfitta credo che sia sempre uguale, anche se sono nate tre partite completamente diverse, no? Quindi la sconfitta di Gozzano forse è meritata, la sconfitta di Lavagna io credo che con un pizzico di fortuna potevamo anche pareggiarla, e quella di oggi credo che comunque anche sotto l'aspetto della prestazione fino al 60-70esimo credo che la sconfitta forse non era più che meritata, anzi credo che il risultato più giusto era ancora un pareggio, però alla fine ha fatto 3 gol, noi ne abbiamo fatti solo due, quindi giusto merito al Casale che ha vinto, ma il sapore della sconfitta è lo stesso, non raccogli punti, non fai punti e siamo all'ottava giornata con 8 punti, quindi una media precisa di un punto a partita. Ecco, cosa sta mancando, soprattutto nelle ultime due partite, appunto, le ultime due in casa con la Bagnese e oggi con il Casale, cosa sta mancando alla Castellanzese? L'ho detto prima, credo che Ale sono tre partite completamente diverse. Credo che mai come oggi poteva essere una partita un po' aperta a tutto, perché noi non eravamo abituati, a parte pronti via all'inizio dopo 15 giorni, avevamo avuto dei casi di positività solo al sierologico e non ai tamponi. Dopo la partita di Lavagna ci siamo fermati 14 giorni. Con questa non voglio dire che è una scusa, ma era per noi dopo che era iniziato il campionato, quindi durante le partite di campionato, è la prima volta che ci capita di fermarci per così tanto tempo. Quindi è stata un po'. Credo che non eravamo abituati a questo. Invece bisogna abituarsi in fretta. E credo che l'approccio alla fine, nel primo tempo, nei primi 20 minuti, non è neanche stato così negativo. Di fronte avevamo sì una squadra che è ultima in classifica, ma credo che ha dimostrato di ora è andata a 4 punti, quindi non certo di dover stare ultima a un punto. Però ognuno guarda poi in casa sua e noi prendiamo quest'altra sconfitta e credo che non ci sia nient'altro che riprendere da martedì per preparare la prossima. Oggi c'erano anche alcuni giocatori per via degli infortuni. Abbiamo visto Bigotti in una posizione non propriamente sua. Vado su un altro singolo che è Nicola Corti, che oggi si è sbloccato. E penso che questa sia una cosa importante per un altro attaccante che possiamo dire ritrovato non tanto sul punto di vista della prestazione, ma del gol che può far ben sperare per il futuro di questo ragazzo. Sì, anche perché lui ci era già andato vicino parecchie volte, aveva sbagliato dei gol forse più semplici di quello di oggi, nonostante il gol, io credo che abbia fatto anche una prestazione generosa di corsa, di voglia, ha lottato, si è buttato spesso negli spazi, credo che con Mario Chessa si è trovato abbastanza bene e credo che in una squadra non si può prescindere da un giocatore solo, anche perché ci sono anche gli avversari, e sto parlando di Mario Chessa o di Roberto Colombo che oggi non era dalla partita, cioè non possiamo pensare che tutto il peso dell'attacco sia portato da uno o due giocatori soli, quindi siamo contenti sì del gol di Nicola Corti, sono convinto che può ancora migliorare molto, anche perché la voglia e l'impegno che ci mette durante la settimana, sono sorpreso che all'ottava giornata abbia solo un gol, però finalmente si è sbloccato, magari non è servito a portare a casa punti oggi, ma può essere un'altra arma che in futuro può essere positiva per noi. Mister Saverio Prentina, le chiedo, la sua è una squadra che segna tanto e che sembra creare pericoli tutte le volte che sale bene con le trame offensive.
Quanto c'è invece per migliorare in difesa? Sì, squadra che segna tanto, forse parli degli altri anni, non lo so. Di solito è una squadra che propone, che cerca di essere propositiva giocando, io non dico giocando bene, ma cercando di mettere in condizione gli attaccanti di fare gol. E credo che per mettere in condizione attaccanti come Kessa, Fusi, lo stesso Roberto Colombo e Nicolò Corti, anche se forse tra tutti è quello che anche sulle palle lunghe ha una velocità e ha, non dico che ha forza, ma ha una velocità e credo che può essere un giocatore anche da sfruttare sulle palle lunghe. Tutti gli altri sono giocatori che probabilmente hanno bisogno di avere la palla più nei piedi, di puntare l'uomo, di essere sempre orientati bene per cercare di puntare il diretto avversario e di calciare in porta. È vero anche che anche negli altri anni le mie squadre, poi le squadre dove ho allenato, abbiamo sempre preso parecchi gol. Speriamo di riuscire ancora a limitare, lavorare in fase difensiva, che non è un problema solo di reparto, ma credo di tutta la squadra. Oggi, ecco, se devo essere sincero, credo che abbiamo concesso molto, abbiamo rischiato molto su tutte le palle alte che buttavano in aria, sui calci d'angoli, le punizioni laterali. Credo che ne abbiamo, in fase difensiva ne abbiamo prese ben poche, loro invece sono stati pericolosi in 3-4 palle buttate da calcio d'angolo e punizione. E lì ecco, forse oggi abbiamo concesso qualcosa. Però ci sono anche gli avversari, credo che il Casale aveva questa grandissima forza di d'urto e questa forza con i centimetri, con la statura di parecchi giocatori, quindi non era neanche semplice difendere contro certi giocatori. Grazie, mister. Prego.